L'Agos Edizioni esce con una nuova collana che si chiama Gaia, dedicata appunto al mondo naturale che ci circonda. Il primo titolo è La pecora, scritto da Sara D'Angelo e illustrato da Alessandra Manfredi. Il libro parte proprio riconsiderando quello che è la pecora, nel senso che insieme al cane è uno dei primi animali che l'uomo ha domesticato. E Sara D'Angelo, che è un'attivista vegana, appassionata proprio del mondo animale, ci racconta prima l'anatomia della pecora in tutte le sue particolarità, poi si passano in rassegna tutte le varie razze, il tutto sempre impreziosito dalle illustrazioni di Alessandra. Questa è una tavola che illustra le razze italiane. Poi si va avanti e si analizza, si guarda, si racconta quello che la pecora nella letteratura, nel senso che qui per esempio ricordiamo il mito del Vello d'Oro, oppure le tante leggende, storie locali che la vedono come protagonista. Il testo, come dicevo, è molto particolare perché proprio Sara proprio si sente che è un testo che sgorga dal cuore. Si parla proprio della pecora a tutto tondo, analizzandone proprio anche la personalità, e alla fine troviamo una serie di suggerimenti utili a comportarsi nel caso se ne trovino di abbandonate, di sperdute, e anche quali sono le organizzazioni che se ne possono occupare. Per la collana Gaia, Logos Edizioni, La pecora, scritto da Sara D'Angelo e illustrato da Alessandra Manfredi.